Oh, ma insomma, siamo pronti o no? Allora, 1, 2, 3, io sono Richard Gere, come sentite la voce, e volevo sapere se sono tutti pronti. Maurizio, ricordiamoci che io e te, la Carlotta è ragazza, quindi Maurizio e Carlotta, l'orecchietta è cotta, questa è l'ora buona, siete pronti? Posso partire? Signorina, lei glielo dica. Rai Iso Radio presenta Strada Facendo con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Buon viaggio. Buon viaggio, non vedevo l'ora di dire buon viaggio a tutti quanti voi, buon viaggio a Marcello, buon viaggio a Joao, buon viaggio ad Alex Messina, buon viaggio a Carlotta e buona permanenza a Stefano Mantovani, che è un poeta mio amico, che mi scrive: le Olimpiadi del peccato sono vinte da coloro la cui colpa non ha peso specifico. Bello, grazie Mantovani come sempre, grazie della sua intelligenza. E allora, come va cara signora? Bene. Basta con questo signora. Poi oggi abbiamo alla parte tecnica un giovanissimo, Alessio Caranzetti. Auguri. Ha 25 anni, Maurizio. Auguri. Sono una nonna per Caranzetti, io, altro che signora qui. Auguri. Quindi, signora nonna. Certo. Signora nonna, buon lavoro anche Alessio. Io ho Caranzetti. Qualche messaggio, tu che vuoi fare? No, io guarda, sono qua, quando tu leggi i messaggi io mi metto il mio angolino, quello addobbato, facevo i centrini, i cappottini per le tartarughe. Lauretta scrive: ciao, Strada Facendo, la musica è come un libro dove ogni pagina si colora e illumina e poesia di note. Oh. Abbraccio Maurizio Carlotta, Lauretta. Sempre belli i messaggi. Bene, di Lauretta. Sempre perché sono sempre intelligenti. Sì. Mi spieghi Cobra da Scandicci? Ah sì? Chi ne sa che oggi c'è Alessandro De Gerardis? Lo sa, sono attenti. Alessandro era in conduzione, quindi sa che sarà in conduzione anche con noi. Ma infatti, Maurizio, Alessandro De Gerardis, buongiorno. 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 Buongiorno, sì. Ciao. No, dicevi, aspetta cosa? No, pensavi da Trieste. Che dice? No, niente, è legato a un altro tema, poi ne parliamo dopo. Dai. Va bene, ne parliamo dopo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno cari, come va? Tutto buongiorno, bene? Buongiorno, bene, piacere. Fa piacere che uno del pubblico, sì, da Scandicci, paese di Pacciani, se lo ricordo. Sì, compagni di merende. Sì. Compagni di merende. Sì, esatto. Da Scandicci dica questa cosa che c'è lei, mi fa piacere. Anche perché sono già 2 ore che sto in onda, quindi molto probabilmente era all'ascolto. Ha fatto 1+1. Hai fatto 1+1, esatto. C'è anche un messaggio per Maria Laura Veneziano, da Vincenzo, amico di Facebook, che la vorrebbe salutare. Diamo i saluti ad Alessandro De Gerardis, che li girerà. Sicuramente, vero? Certo. Ecco, certo. Grazie Alessandro. E poi, quando sentite la voce di Alessandro De Gerardis in Strada Facendo, dovete sapere che lui sveste i panni della conduzione e ci trasporta nel piano bar. Maurizio, oggi un disco bellissimo, riarrangiato, cantato da Alessandro De Gerardis, sì, ma anche una sorpresa alla fine su quel filone che eravamo... Ma per famosi... Avevamo iniziato... Allora, ricordiamoci che con De Gerardis prende avvio ancora una volta... Sì. Il festival dei rosiconi. Benissimo. Così, se ce lo fossimo scordati, no, Ale. Per carità, ce lo ricordiamo. No, ce lo ricorda Maurizio. No, ma solo devono ricordare i rosiconi. Certo. Ma quando lo sentono se lo ricordano, fidati che se lo ricordano. Va bene, polemiche a parte, dove ci trasporti oggi col tuo piano bar, Alessandro? Vi trasporto dolcemente in un'atmosfera di zucchero, ma non tanto perché la canzone sia soft o dolce, perché questa è piuttosto ritmata, solo perché è firmata da Zucchero, ma in questo caso interpretata da me. Esatto, e quindi la sentiamo, il primo disco di oggi. Bene. Zucchero, Diavolo in me. I got the devil in me. Accendi un diavolo in me.
buono, lo giuro. Io sono il virus peggiore, non c'è banane, tamponi, convivi con me, lenticchie e tamponi. Ah, là, che bello, banane e tamponi è bellissimo. La sorpresa alla fine, perché nel piano banale bar. Tamponi, il testo lo potete trovare su Sorrisi e Tamponi. Esatto. Giustamente. E certo, grazie Alessandro De Gerardi, che si presta. Gerardis, bravissimo. Grazie Maurizio. Grazie, grazie. No, che ridere, banale tamponi. Come no. Eravamo partiti da lenticchie e tamponi. Sì, vero? Sì, certo. Con quelle festeggeremo esatto. A fine anno. Sì. Aveva detto, mi sembra Davide da Trieste, ma cioè, lenticchie sì, l'ha e tamponi. Detto Davide, forse. Grande, grande Alessandro De Gerardi. Ti aspettiamo quando vuoi. Bene, grazie. Bene, grazie. Buon lavoro e grazie. Grazie. Buon lavoro, sì. Un tempo giusto, un secondo per leggere un messaggino proprio su Alessandro, poi gli passiamo la linea. Grande Alessandro, le sue magiche interpretazioni di brillante energia. Vedi? È proprio così, di brillante energia. Energia, certo. Passa da zucchero a banane e tamponi. No, Maurizio. Ma scherzi. Grande Alessandro, ti passiamo la linea così Beh. Ci racconti un po' come va su strada e autostrada e torniamo tra poco. Rimetti i panni del conduttore. Strada facendo con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. SMS al 348 103 1010. Torniamo tra poco. Ed eccomi qua, andiamo sulla 9 Lainate Como Chiasso. Attenzione, tra Saronno e Turate in direzione di Como. Sulla terza corsia ci sono dei materiali dispersi al chilometro 15 e 700. Sulla 4 ancora code per l'incidente tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Incidente comunque ormai risolto. Poi abbiamo le code nel tratto urbano a Roma della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. E poi una chiusura importante che però partirà dalle 13, ma anticipiamo. Si tratta dell'E45, la statale 3 bis, che sarà chiusa a Terni in entrambe le direzioni, dal chilometro 0 al chilometro 3200, dalle 13 di oggi fino alle 11 di venerdì. Per i veicoli leggeri sono previste deviazioni in loco, per i mezzi pesanti provenienti da sud e da nord è consigliata la 1 tra Orte e Val di Chiana. Questa è Strada Facendo con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Partecipa anche tu, SMS e WhatsApp al 348 103 1010. Ciao, buon viaggio!